due anni di distanza dall'esordio della serie, è arrivato il momento di parlare della stagione 2 di The Witcher, visibile in tutto il mondo a partire dal 17 dicembre 2021. Una produzione che ha dovuto fare i conti con la pandemia e con numerose difficoltà incontrate sul set per completare le riprese, ma che ha potuto anche godere di un importante aumento degli investimenti da parte di Netflix. Abbiamo visto l'intera nuova avventura dello Strigo e siamo pronti a darvi il nostro giudizio dopo la sigla. Eviteremo qualsiasi forma di spoiler, ma se non avete ancora terminato la visione della prima stagione, vi invitiamo a salvare il video per tornare a guardarlo quando lo avrete fatto. Trattandosi di una seconda stagione, è abbastanza scontato che la storia riparta esattamente da dove si era conclusa nella prima. Geralt si è finalmente ritrovato con Ciri ed è pronto ad addestrarla nella roccaforte dei Witcher. Di Yennefer invece si sono perse le tracce, al punto che molti si sono convinti che sia morta nella battaglia nei pressi della Rocca di Sodden. Non è ben chiaro nemmeno il destino di altre due maghe fondamentali in questa epopea, Triss e Fringilla, e di tutta una serie di figure chiave che ruotano attorno allo Strigo, come ad esempio il Bardo Ranuncolo. Fin dalle prime battute la seconda stagione deve quindi riallacciare tutte le piccole trame parallele rimaste appese, ma allo stesso tempo si ritrova con il compito di introdurre una sequela di nuovi personaggi che andranno ad arricchire l'universo narrativo. Spariscono del tutto i salti temporali che talvolta rendevano complesso seguire lo svolgersi degli eventi nella prima stagione e ci ritroviamo ora a dover fare i conti con una trama più distesa e approfondita. È chiaro infatti come la showrunner abbia voluto gettare le fondamenta di una lunga trama che si dipanerà nel corso di almeno 3-4 stagioni, a seconda di quanto rapidamente verranno risolti alcuni passaggi della storia di Geralt. I fan del lavoro di Sapkowski intanto possono stare tranquilli. I temi trattati in questa seconda stagione faranno davvero impazzire chi si è avvicinato per la prima volta alla saga attraverso le due opere videoludiche di CD Projekt, The Witcher 2 Assassins of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt. Un certo cambiamento estetico di Triss Merigold, l'importante focus sull'addestramento fisico dei Witcher, lo spazio dedicato a Vesemir e ad almeno altri due personaggi che vi faranno sobbalzare non appena li vedrete sullo schermo. Insomma, se la prima stagione cercava di nascondere i punti di contatto con i videogiochi, ora questa influenza non deve più essere mascherata da esigenze di marketing, ma può fuoriuscire in ogni singola inquadratura, dialogo e costume. Una manciata di nuovi personaggi che si elevano a comprimari, minacce da dover prima introdurre e poi raccontare, un mondo estremamente più esteso e dettagliato, ma soprattutto un arco narrativo orizzontale molto più prolungato, sono tutti elementi che in qualche modo smorzano l'impatto epico di questa seconda stagione. Perché se è vero che la prima soffriva di una certa ridondanza nelle spiegazioni e di un rapporto causa-effetto degli eventi talvolta poco chiaro, allo stesso tempo offriva enorme spazio all'introduzione e alla costruzione delle figure chiave della saga. Geralt, Yennefer, Ciri e Ranuncolo avevano ognuno uno spazio molto ben definito per entrare nella testa degli spettatori e risultare chiari. Ogni episodio aveva in qualche modo un suo protagonista, una storia verticale molto spiccata che concorreva ad una trama orizzontale sempre chiara ed evidente. Tutta la seconda stagione di The Witcher sembra invece limitarsi a costruire le basi di un pathos che si andrà a concretizzare solo più avanti, quando le minacce diventeranno reali e le connessioni tra tutti i personaggi verranno finalmente mostrate allo spettatore. Questa volontà di dilungarsi nell'introduzione degli elementi cardine, unita all'impossibilità di delineare a fondo numerosi nuovi personaggi, fa sì che alla fine degli 8 episodi sembrerà quasi che sia successo poco o nulla. Ad eccezione dell'ultima puntata, che si prende l'onere e l'onore di introdurre con maestria e sorpresa almeno 3 snodi cruciali della trama che ci faranno inevitabilmente compagnia per molti anni a venire. Con questo non vogliamo lasciare intendere che la nuova avventura di Geralt sia peggiore della precedente. Sono entrambe molto belle, ma per ragioni completamente differenti, ragioni che in qualche modo compensano i loro difetti. E in questa seconda stagione sono soprattutto gli elementi tecnici e la qualità della messa in scena a mettere una pezza di tutto rispetto a questa sottesa mancanza di epicità. Bastano infatti davvero pochissimi minuti di visione per rendersi conto di come i nuovi episodi sulla vita dello Strigo abbiano fatto un enorme salto di qualità. La computer grafica eccezionale, che spesso si mescola a un sapiente uso di modellini animatronics, raggiunge vette elevatissime durante un paio di scontri memorabili contro mostri iconici della saga. La cura nel design di interni, costumi e accessori è ben distribuita per tutta la stagione e la grande generosità di campi lunghi negli scenari all'aperto riesce a far avvicinare la produzione alle migliori scenografie dei grandi colossal seriali.
L'abbondanza di budget che Netflix ha rovesciato su questa seconda stagione trasuda in ogni singola inquadratura, e questo non può che farci ben sperare in vista del futuro, quando gli incontri e soprattutto gli scontri potrebbero avvenire in territori ancora più estesi e visionari. Il lavoro svolto dalla showrunner, dal cast tecnico e soprattutto dagli attori è eccellente, e basta davvero un attimo per rendersi conto di come la produzione abbia raggiunto completamente un'altra scala di valore. Forse a causa di un arco narrativo orizzontale meno intenso e più diluito si è perso qualche punto di epicità, e dobbiamo ammettere che ci sarebbe piaciuto avere un maggiore approfondimento sui nuovi personaggi, Vesemir su tutti. Tuttavia siamo convinti che anche voi rimarrete affascinati da queste 8 puntate, e siamo certi che, una volta digerito lo scoppiettante finale, desidererete che i nuovi episodi arrivino sul mercato in tempo per il prossimo Natale. Voi cosa ne pensate? Avete già divorato questa seconda stagione? Ditecelo nei commenti qui sotto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna recensione. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.